ragazzi, io sono Perinichi. E io sono Steph. E quest'oggi vedremo delle persone fortunate con il cibo. Esatto. Quindi vuol dire che se sei fortunato con il cibo, o trovi dei soldi dentro il cibo, oppure il cibo doveva essere tipo, cosa ne so, un hot dog. È come quando apri e ci sono due hot dog. È presente le patatine in busta, sì, quelle classiche. Tu le apri e ne trovi una così gigante. Ok. Più o meno quello che andremo a vedere. E ti senti fortunato. Esatto, perché dici cavolo. E la mangi per ultima per preservarla fino alla fine. Esatto. Però dici non la mangerò mai perché mi dispiace, poi alla fine la mangi lo stesso. La mangi per ultima però. L'importante è che sia per ultima. Ok, vogliamo mangiare prima di iniziare il video? Sì, una caramella, grazie. Vedi, come se tu aprissi adesso questa busta e trovassi tipo una caramella grande. Non sei fortunata. Il quadruplo di questo, tipo così gigante. Io la mangio lo stesso. Perché stiamo mangiando che poi non sappiamo quello del video? Inizio lo stesso, vai. Io la terrò così, così riesco continuamente a parlare. Immagine numero uno. Allora, non l'ho capito. È un doppio cioccolato? È un doppio vetto Kinder. Ma una sorpresa, due strati di cioccolato. Quindi, anziché essere uno, doppia bontà, Steph. Questa dovrebbero inserirla nella pubblicità. Ma cos'era la pubblicità? Doppia bontà, doppio cioccolato, più latte, più cacao. Ragazzi, più bambini felici. Non ve l'ho detto, ma questo è un video sponsorizzato con Kinder. E vi sta presentando il nuovo Kinder. Ovetto Kinder. Doppio. Con il doppio cioccolato. Brava, no, veramente la pubblicità. Ma sei anche in TV? Mm-hmm, sì. Ma con questo mentre mangiamo questi? Mm-mm. Ma non sono Kinder. Questo è un video per la TV, capito? Ma non è Kinder. Perché ho la sponsorizzazione anche con queste. È tutto sponsored. E queste sono Haribo, sì, è tutto sponsored. Ma anche l'acqua? Questa famosissima marca di bottiglia di vetro. Basta, raga. Anche il telefono. Andiamo avanti. Non è vero, raga. Numero 2. Non è vero niente, il video non è sponsored. Questo è impossibile. Doppia banana. È impossibile. Invece no. Sai che di doppie banane ne ho viste proprio accascionate. Cioè madre natura, mm-hmm, crea una doppia banana dentro una banana. Esatto. Ma ne ho trovate talmente tante. Devi parlare tu però se io sto finendo di mangiare, scusa. E anch'io sto finendo di mangiare. Però ti dicevo, adesso mi andare di traverso, che ne ho trovate tantissime doppie banane. Quindi non è una cosa così tanto fortunata. Evidentemente capita relativamente spesso. Non dico spessissimo, però a capita. A me non è capitato. Neanche a me. Quindi non è vero. Quindi è raro, vedi. Magari erano 5 persone in croce. Tipo i biglietti d'oro della fabbrica di cioccolato. Esatto. Però troviamo la doppia banana. Utile. Prossimo. Questo è un avocado senza il seme. Sai che ha il seme gigante, sì, in mezzo. C'è una rottura di scatola. E sì, perdi, no, metà avocado così. Esatto, perdi metà avocado e sicuramente anche una rottura da tagliare. Invece così è perfetto. Devo sognare a notte questo, vero? Buonissimo. È quasi bello come un'anguria senza semi. C'è anche quella poi. Davvero? Sì. L'ho spoilerato? Sì. No. No, è andata così. Mi sento in colpa. Che brutto video, raga. E abbiamo iniziato mangiando che non si capisce nulla e parliamo lenti. È Steph che fa finta che è sponsored, poi la gente ci crede pure, Steph. Non devi dire cose non bene nei video, porca miseria. Vuoi fare un po' di acqua sponsored? Vuoi fare levissima, Steph. Ah, buona, buona l'acqua. Questa è tua, la mia è lì, quindi non voglio bere dalla tua. Andiamo avanti, andiamo. Prossimo cibo fortunato. Anche che non puoi, cioè quel cavolo di rossetto schifoso. Via. Veramente burro cacao. È uguale. Hai presente le Skittles, le, no, caramelline? Ce le abbiamo anche lì dentro. Le caramelline alla frutta americane. Ok. E questa persona ha trovato praticamente una caramella che anziché essere fatte, sono fatte come le nostre M&M's, le vedi lì dietro. Sono tante mini caramelle racchiuse in un, non te lo so spiegare. Secondo me sono tante mini, onestamente, Skittles racchiuse in un'unica Skittles tonda. Io adesso ti faccio una domanda secca. È tu un mondo di Skittles. Devi quello rispondere senza tentennare. Perché vedendola ti stai avvicinando? No, no, perché devi, voglio proprio vedere che non tentenni. Vedendola, la mangeresti? Sì. A me sembra uno sgorbio. No? Vabbè, ma l'importante è il sapore. Appunto. Secondo me, contando che sono tante mini Skittles e quindi quello è un mondo di Skittles, sponsored anche di Skittles. Ok. Tu la mangi e senti tipo 2500 sapori, quindi o ti avvelena o è la cosa più buona del mondo, capito? Il rischio te lo devi prendere, ormai sei lì, devi avere coraggio e mangiarla. Ma a me sembra uno slime. No, è, cioè, piccolo. Se mi, sì, gli slime, quelli che fanno schifo. Io morì schifo su Instagram. Però di cioccolato. Non è cioccolato, sono la frutta queste caramelle. Cioè, abbiamo lì. Mi hai detto come le M&M's. La forma. Però sono tutte la, ce le abbiamo lì dentro. Apri il mobile e prendi le caramelle. Sono in pigiama, non mi posso alzare. Ma neanche io. Ecco, allora non rompere le scatole. Andiamo, prossimo. Un limone. Sì, questa era la persona che raccontava che nell'albero di limone di casa sua ha trovato, è nato uno sgorbio. No, ha trovato un procione. Un pallone di limone. Questo ci può giocare a calcio, a rugby, capito? Vedi?
nei giorni in cui siamo tutti chiusi in casa, anziché dover andare a comprarti un pallone, puoi prendere un limone dal tuo albero, usarlo anche come pallone o tirarlo in testa alle persone che vanno a camminare fuori casa, o alle persone che non sopporti, che devono stare in casa con te, farle fuori. No, meglio dal balcone a gente che fa le passeggiate, almeno fai anche roba utile. Comunque questo ci credo, perché ne ho anche visto così grandi, sì, dal vivo. Sì. Mi capitava, tipo, quando ero piccola, ho un vago ricordo, capitava spesso che tipo amici di miei genitori, che magari avevano case in campagna, nell'isola di Peter Pan, e quindi coltivavano sì, qualche ortaggio, un po' di frutta, e a volte capitava che gli davano i limoni, carote alte, sì, come certo, le zucchine giganti, capito, le fragole così, tipo, non l'hai mai visto? Perché capitava che quando davano la frutta, non so perché i miei genitori prendessero frutta da altre persone, non lo so, okay, però io mi ricordo di aver visto, okay, un limone così grande che era cresciuto e l'avevano dato ai miei genitori. Cioè, puoi fare un'ottima limonata. No. Sì, lo spremi. Sì. Ti escono 8 litri di limone. Appunto. Devi andare a prendere in fabbrica la zucchero. No, la zuccheri poco, vai. Beh, certo. Così, troppi zuccheri fanno male. Così non muori. Dire cose sbagliate. Ecco, quello che ti dicevo anche prima. È grande quanto la busta. È grande quanto la busta, incredibile. Questa la mangerei piano piano, tipo tutti i bordi. No, però... E seguirei tutti i bordi finché non la finisco. A me piacciono più quando capitano tipo cose di tutte attaccate l'una con l'altra, non forme mi piacciono strane. No, perché... Mi piace quando c'è la patatina gigante. Voglio le patatine, non ne abbiamo... Che buono, da no? Quanto è che mangiamo le patatine? Non so così settimane. Tanto. Fanno male queste cose, le abbiamo... Abbiamo ridotte, giusto? No, poi tu mangi tutto cibo spazzatura, io no, quindi tutta colpa tua. Io lo compro e le lo mangio. Solo cibo spazzatura. Io compro e le mangio. Ma quando mai? Io al massimo ne assaggio una. Sì, però io cerco di mangiarne una e poi scompare la busta. Sano, mi alleno, sì, tu non fai nulla, sì, dalla mattina alla sera, Steph, vai avanti. Mangio la tua caramellina. No! Bravo, te lo meriti. No, basta così, era solo un assaggio, non ne mangerò più, vai avanti. Vedete che imbroglia. Ecco, a me piacciono più queste. Ma questa è a forma di chiave di violino. Ho capito, ma è più però buona. Tu pensa che trovi in mezzo alle patatine una patatina a forma di chiave di violino. Questa è incredibile, questa è incredibile. Mi ha ricordato. Perché non è un errore che tutto schiacciato, no, è proprio la forma. Tu hai fatto una cosa terribile. Questo secondo me è mi hai ricordato le patatine alla paprika che faceva McDonald's tipo 6 anni fa. Che non fanno più, io solo non capisco perché non le fanno più. Ogni tanto vuol dire che l'umanità non le comprava, io non capisco che problema c'è nell'essere umano. E quindi me le ricordate? Come la salsa duo che abbiamo appena ripreso. Sì. Quella che io mangiavo da bambina, non capivo perché le persone non la mangiassero e l'avessero tolta dal commercio, invece abbiamo scoperto da poco che l'hanno rimessa in commercio. Ed è una salsa in tubetto in cui c'è maionese e ketchup insieme, quindi quando tu lo spremi è maionese e ketchup insieme. Bene, c'è un video in questa sponsorizzazione. Comunque questo secondo me è fake. Quante aziende ci stanno pagando, Fere? Siamo ricchi, cioè, non possiamo più. Porca miseria. Non possiamo più dire due parole di fila senza avere uno sponsorid. Allora, ok. Questo è un mini mandarino dentro. Questo è un figlio. Sì, è il figlio. Cioè, ha fatto ha partorito mentre era dentro la sua buccia. Dentro la sua buccia, sì. Si stava creando un altro mandarino. Esatto. Così quando tu lo apri. Che bellino, vorrei troppo aprirlo quello piccolino. Deve essere troppo carino. Lo mangerei tutto in un boccone. Esatto. Però prima lo apro. Poi così. Perché voglio vedere chi piccolino. Ho capito. Che buono. Molto interessante. Gli mandarini, stai. Eccola qua. Questa la sapevamo già, l'avevo sponsorizzata. Anche la curia. Sì, gliela vendo io questa. Sono modificate geneticamente. Ok. Neanche no! Un semino. No! Non si modificano le cose. Che vuoi vendere le cose piene di schifo. Sì. Di pesticidi, di senza cose che semini, non hanno però. Oggi perché Nina Camille! Era Nino. Era Camille. Era Nino. Nino! E Nino. E risponde Nino pure. Dicevo. E qui Nino. Era Camille. Oh, io li riconosco i miei, quelli dei miei gatti. Tu neanche li riconosci. Però hai dubitato. Prossima. Oh no, che ci sono i cereali. I cereali preferiti. Anche questi non mangio da un mese, è vero. Di più, lascia perdere. Che buoni. E questi ovviamente sono dei cereali, per chi non lo conoscesse, vengono venduti in America per lo più. Non sono che tipo dei marshmallow. Sono i cereali simili ai marshmallow. E quindi lì è uscito il marshmallow gigantesco, perché vedete che gli altri qui sono molto più piccoli. Magari non tutti conoscono. Io penso cereali, che Steph, per ogni pacchetto di questi cereali che mangi, è come se mangi al McDonald's per un mese. Però sono buonissimi. Mamma mia, io ne ho assaggiato un po', quando tu te li prendi hanno una quantità di zuccheri. Però questi sono buoni. Ma porca miseria, tutti gli snack americani, quando voi li assaggiate, anche le bevande, sono talmente dolci che ti fanno venire i brividi nella schiena. Cioè questa è la stessa cosa. Però, cioè come se tu prendi i cereali, li metti anziché nel latte dentro lo zucchero e te li mangi così a cucchiaiate. È lo stesso sapore. Però
Oh, buoni, però troppo nauseanti, Steph. Lo dico pure io che a me piacciono tantissimo i dolci, ma davvero troppo nauseanti. Questo c'era un mezzo gelato dentro il gelato, quindi era un gelato e mezzo anziché un gelato. Un gelato e mezzo. Gelato e mezzo. Gli è andata proprio bene. Io sarei vita. Felicissima. Sì. Compri uno, ma in realtà ne hai uno in più. Cioè, buono un mezzo in più. Buono, sì. Però in questo periodo il cibo non è da far vedere. No, infatti. Stiamo tutti mangiando pasta al sugo tutti i giorni. Come Mark. Quindi, che la fa normalmente. Mark mangia solo pasta al sugo. Quindi vedere tutte queste... Un peperone con un altro peperone. Un peperone verde dentro un peperone rosso. Mi fa schifo il peperone, sia rosso allora, che verde. Allora, a me piace cazzo, ma non li digerisco. Ma non li digerisco, quindi non li posso mangiare, perché poi li digerisco dopo 4 giorni, quindi non li mangio mai, però mi piacciono molto. Quindi un po' li voglio bene, capito? Perché poi sono buoni, okay, di sapore. Vorrei poterli digerire. Ah, questo è praticamente una persona che ha schiacciato per prendere un pacchetto di patatine e ne è venuta giù tutta la macchinetta. Quindi in realtà se apri è tutto tuo, ti puoi portare via anche la macchina a casa, capito? Questo non so se è tanto fortunato, perché secondo me si è incastrato tutto, quindi alla fine non ti prendi niente. Eh beh, però forse più che altro dipende da quanta... Se riesci a infilare, dipende tutto da quanta gente attorno hai. Esatto. Se non c'è nessuno attorno... Apri la borsa! Se c'è gente attorno devi... Li offri. Ehi, scusi, guardi, è successo. Sì, ti danno tre schiaffi, guarda. Tutti. Tutte uova col doppio bisogna tuorlo, trovare quella gallina. Il tuorlo. Bisogna assumerla. E questo è ottimo, perché io ad esempio odio il bianco dell'uovo. Ma io non capisco come... Io mangio così. Solo il giallo dell'uovo, perché non mi piace proprio il bianco. Io mangio tutto. Anche se ogni tanto mi sforzo perché so che fa bene, bla 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 bla, però proprio non lo posso soffrire. Quindi se fosse doppio... Sarei molto più felice, sì. Okay. Sì. Queste... Vedi? Queste, quelle di McDonald's. Infatti forse la... Sì, forse è proprio la custodia di McDonald's. Bene, sono... Guarda, ne è uscita il una... Il top del top. Lo so. Cioè... Pensa una così poi. Anche questa la lasci per... Ma un queste po ne così. Capitavano fisso di cose incredibili, eh? Vedevi cose assurde. Cioè, patatina, forme geometriche, vedi? Navicelle spaziali precise in HD. Modellini. Tutto. Stampanti 3D. Tu prendevi quella scatoletta e poteva capitarti qualsiasi cosa. Questo è lo stesso, non so se siano... Cioè, dovrebbero essere degli omini, li vedi? Sì, penso che siano caramelle, non le conosco, ti dico la verità, però è uscito quello. Vabbè, però là ti viene il dubbio che sia tipo una busta radioattiva. Cosa? Lì, ti viene il dubbio che sia una busta radioattiva. Cioè, è talmente, no? Secondo me si sono tutti uniti assieme per ucciderti, capito? Quindi si sono uniti inizia formando... a muoversi. Formando un'arma, perché quella è chiaramente sì. Un'arma viva che ti vuole uccidere, quindi io butterei tutto. È molto probabilmente probabile. Gli darei anche fuoco prima. A me non piace la fine. Come non ti piace? Steffi ha appena detto l'eresia del mondo. Cioè, chiunque adora la fine del cornetto. Ah, il cornetto fa schifo. Cioè, la tutto. Punta del cornetto è la cosa più bella le del mondo. Le noccioline sopra dovrebbero estinguere dal mondo esistente. Steph. Il cioccolato alla fine ti delude perché ti toglie il sapore a panna. Dovrebbe un gelato. Dovrebbe essere fatto di panna. Steph, stai dicendo cose. Full. Steph, ma anche tutto, anche il cornetto. Stai per morire panna. In questo momento. Cornetto di panna croccante. Stai dicendo cose che non hanno made senso. Made by Steph. Steph, ti stanno tutti insultando nei commenti. Bene. Steph. Bene, le noccioline. Lo sanno tutti che la punta del cornetto è la parte più buona e che quindi se trovi un'altra punta così gratis lì dentro è la fortuna più grande che ti può capitare nella vita. È meglio che vincere la lotteria sì. Sta roba, Steph. Anche perché tu non sprechi soldi in fesserie come la lotteria. Questa è la cosa migliore. Non puoi dire che non è vero, Steph. Guarda, io vado avanti perché ti sto prendendo uno schiaffo. Sei un pro. Vabbè, ma l'ha studiata. Questa non è lucky. Non lo so se l'ha studiata. Cioè, la fortuna è la terza. È la terza. Che con una bottiglietta d'acqua ti sei preso. Questo è uno slime di fragola. Perché è chiaramente uno slime. Sono tante fragole, tipo secondo me sono almeno una decina. L'unione fa la forza. Esatto, anche questi si volevano anche unire per fragole. Ucciderti. Questo... Quello vabbè, è un verme di marshmallow. È un slitter.io. Sì, che si sta mangiando in vantaggio sugli altri. È in vantaggio sugli altri, sta vincendo la partita, esatto. Buono a sapersi. Raga, finite, mi è venuta fame, faretti odio, sono una persona mia, terribile. Mamma mia, voglio un cornetto. Insultatela tutti, avete il mio permesso perché ha fatto una cosa terribile. In questo periodo basta no, video col ti cibo. Ti stanno insultando per la punta del basta cornetto. Basta video col cibo. No, ti stanno insultando. Bene, un mondo migliore. Ora che non possono comprare i cornetti, finalmente. Aspetta. Va tutto bene. Raga, ci fermiamo. Qua sotto come sempre come altri video. Iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, ciao.